in area, ma il tiro è fuori. Al 26esimo il gol del Bari, punizione di Maiellaro, respinta corta di Fiori, Raducioio è prontissimo a mandare in rete. 1-0 per il Bari. Al 33esimo buona occasione per la Lazio, punizione di Domini per la testa di Bergodi che manda alto. Subito dopo c'è un tiro da fuori area di Cucchi, Fiori è ben piazzato e non ha difficoltà. Al 36esimo la Lazio può pareggiare, Sergio crossa per Ridle che colpisce di testa ma sulla linea di porta salva Lupo. Al 45esimo il pareggio, punizione di Ruben Sosa che mette in rete 1-1. Per Sosa, secondo gol in questo campionato. Siamo al secondo tempo, al settimo c'è una bella triangolazione Sosa, Madonna, Ridle. La difesa del Bari è attenta. Al decimo, sempre la Lazio in avanti, Ruben Sosa serve Madonna che ci prova da lontano ma il suo tiro è fiacco. Al 22esimo l'azione del rigore reclamato dai laziali per atterramento di Ruben Sosa da parte di Carrera. In questa occasione l'arbitro concede la punizione dal limite. Madonna è incaricato di battere la punizione, Riedel colpisce di testa, Drago para con sicurezza. Al 29esimo il Bari si fa vedere con il solito Joao Paolo e con Maiellaro, quest'ultimo è bravo a scartare Soldà e a tirare. L'ultima azione al 90esimo è della Lazio. La partita finisce 1-1 per la Lazio, quinto pareggio della stagione.